la tesi era la magistratura. Se non sbaglio, tu hai avuto tantissime recensioni sul tuo lavoro. Microfono. Allora, intanto, questo libro, appunto, è Gaia Cusini, l'autrice della sua tesi di laurea. Esatto, è parte dal lavoro della mia tesi di laurea magistrale. È edito sempre da Cernol, che è appunto... tramite il bando di editoria sociale, che ha dato l'opportunità di pubblicare il tuo lavoro. E si chiama Un dolore nascosto. E racconta di un problema che quando io ci fare un pezzo su questo libro, quanto fa allora, diciamo che oggi non c'è Stefania, che è presidente di Comip, noi lavoriamo, abbiamo fondato Comip, che è stata la prima associazione in Italia a occuparsi del problema dei figli dei genitori con disturbo mentale. E questa cosa quindi qui moltissimo. Siamo stati precursori di questa tematica per portarla a una maggiore consapevolezza. Quindi è un lavoro di informazione, che è la cosa primaria, e prevenzione. Perché quello che manca tanto è la possibilità di parlare di questo problema con una tranquillità e serenità che possa portare alla possibilità di affrontarlo, perché poi di fatto il problema grande di quando c'è un problema di salute mentale è che la salute fisica e la salute mentale non vengono viste allo stesso modo. Quindi quello che noi abbiamo da subito evidenziato come associazione era il fatto che voler riportare la stessa dignità ai problemi di salute mentale, che non sono una colpa e non sono una vergogna. Quindi il fatto di poterne parlare, noi ovviamente abbiamo vissuto la situazione da figli, di persone di genitori che hanno problemi salutari. Questo lavoro nasce dopo il lavoro di Stefania, che è stato pubblicato anche lei con Cervo, quando un uomo fa qualcosa che non va, che era una mini guida alla sopravvivenza per i ragazzi. Il mio lavoro invece si introduce più per la rete con i professionisti della salute mentale. L'importanza del mio lavoro nasce perché volevo riuscire a dare una continuità tra la mia esperienza personale e la professionalità che stavo acquisendo. Io mi stavo laureando in pedagogia. L'importanza era far parlare questo dolore nascosto, smettere di tenerlo nascosto, per poter creare questo ponte di rete sia con le famiglie ma con i professionisti che lavorano in ambito. E l'importanza fondamentale è stata dar voce ai figli. Infatti questo lavoro di tesi è una tesi strutturata come una ricerca qualitativa che come parte fondamentale ha le interviste. Sono state interviste ai figli, a chi come noi ha vissuto in prima persona la problematica di avere un genitore con un disturbo mentale. Perché questo? Perché la voce, la loro voce, in prima persona, la nostra voce in prima persona, perché venisse da noi la modalità anche per aiutarci e per dare più strumenti ai professionisti per poter affrontare e aiutarci. Perché ovviamente tra tutte le cose che ho evidenziato nel lavoro, cioè appunto dare servizi spesso, siamo figli diciamo a volte dimenticati, perché si pensa al nostro genitore che giustamente ovviamente ha le sue necessità perché sta male, però purtroppo poi i figli rischiano di passare in secondo piano e anche di doversi nella maggior parte dei casi prendere delle responsabilità, diventare a loro volta genitori. Esatto, quindi l'inversione dei ruoli comunque poi è tutto affrontato in maniera molto esaustiva. Però nonostante sia stato affrontato, quello che dico sempre è stata una goccia nel mare, nel senso che nonostante abbia affrontato in una certa maniera col lavoro di tesi, è un primo lavoro su qualcosa che appunto non viene quasi mai affrontato, quindi la speranza è che apra poi a ulteriori possibilità di approfondimento.
attualmente, in modo che appunto se ne possa parlare. Noi con Comip facciamo, abbiamo iniziato a Children of Mentally Ill Parents. Praticamente il nostro lavoro pre-pandemia era stato molto improntato sul lavoro nelle scuole per arrivare ai ragazzi, per dare un supporto maggiore a loro dal punto di vista del rendersi conto che non sono soli. Perché una cosa che ci ha contraddistinto, non lo ricordiamo, nel nostro vissuto da bambine e ragazze, era stato il sentire come se tu vivessi una situazione che probabilmente vivevi solo tu. Comunque, siccome c'è lo stigma, il pregiudizio, non se ne parla, non potevi avere delle connessioni che potessero fornirti una consapevolezza in più su quanto comunque c'era anche qualcun altro che appunto viveva la problematica. Quindi ecco l'importanza del lavoro anche nelle scuole per sensibilizzare e appunto anche il lavoro di Stefania che è in guida proprio per i ragazzi, per Comunque da Termini è partita questa. Allora, l'associazione è partita da Termini, esatto, perché esatto, noi poi siamo un'associazione che dall'aiuto che abbiamo avuto sempre, ed è vero il discorso che si faceva prima, no, una rete di volontariato molto attiva e molto, molto positiva a Termini, perché Stefania ha trovato nel CESO di Termini la possibilità di aiuto per le fondazioni dell'associazione. Noi eravamo ancora all'inizio. E noi ci siamo incontrate tramite il gruppo che aveva fondato lei di Autonuto Aiuto su Facebook, per genitori con disturbo mentale. Da lì poi con la nostra comunità ci siamo connesse a livello territoriale, lei era proprio verso lei di Ottima, poi si è aperta a Terni come esperienza di volontariato, e io invece sono di Mantua, però ci siamo comunque trovate nella rete di internet, che è stata anche quella un supporto. Comunque, per tornare alla comunicazione che è fatto, ecco, dicevo, in quante persone hai interesse? Allora, essendo una ricerca qualitativa, il numero dovrebbe essere ridotto per permettere di avere un certo tipo di dati, perciò sono 10 interviste. 10 interviste, per ragazzi e ragazze, più o meno adulti, più nella fascia adulta. Abbiamo trovato, perché appunto ci siamo unite dal gruppo di Facebook che comunque sono già quindi quarantenni, andranno dalla fascia dei 30 ai 50 e sono figli, però figli. Già che hanno genitori con dei problemi, esattamente, quindi persone che hanno vissuto comunque per molta parte della loro vita con questo problema, esattamente, e che poi sulla base del loro vissuto abbiamo insieme rielaborato tutta una serie di cose, cioè nell'intervista, da cui ho poi tratto tutta una serie di analisi che potessero essere appunto di spunto. Credo che ci sono tante situazioni così nascoste. Sì, sì, assolutamente, perché non aiuta il fatto che, appunto, come dicevo prima, noi ci scontriamo con l'associazione sempre con lo stigma, il pregiudizio e già la salute mentale in generale, oggi mentre, in Italia. Esatto. Mentre invece, come dico sempre, è da raccontare. Esatto. Questa dignità e il fatto che sia una responsabilità sociale di tutti noi, perché comunque prendersi cura di un salute mentale vuol dire avere dei rapporti più sani con se stessi e poi con l'altro. Quindi in realtà poi la salute, siccome è un insieme di sia salute mentale che fisica, tutti ce l'abbiamo, tutti possiamo ammalarci sia di salute fisica che di salute mentale, quindi prendersene cura è un atto di responsabilità, così come prendersi cura di però nel caso della salute mentale c'è anche una connessione in più col fatto che se stai bene sei più hai delle relazioni più sane e più positive, di qualità migliore, che poi a livello sociale ne beneficiano tutti, ecco. Quindi chiaramente noi come associazione vogliamo portare questo messaggio. Sì, il vostro messaggio è non c'è niente di cui vergognarsi se uno ha dei problemi, parlarne che è la chiave. Non tenere più nascosto. Non teniamo nascosto, ci sono delle soluzioni. Esatto. E per le soluzioni che ancora non ci sono, cerchiamole insieme. Sì, facciamo rete con i servizi, parliamone, ascoltiamo e
insomma, insieme si può essere più forti, di fatto, perché quando ci siamo trovati per fondare la situazione abbiamo veramente, credo, dato una svolta per tanto. Cioè noi con il lavoro di appunto, informazione e sensibilizzazione abbiamo fatto, credo, qualcosa che per tanti è stato importante a un certo punto. Se noi ricordiamo le noi c'è qualche cosa in comune tra le testimonianze che hai raccolto? Assolutamente sì, come dico sempre, allora, quello che emerge lo si vede chiaramente, c'è un filo conduttore di tutti noi, un dolore che ci unisce ed è molto simile in alcune cose, poi chiaramente c'è poi la situazione che va a essere diversa per ognuno, però sicuramente il senso di colpa, lo stigma, l'inversione del ruolo genitoriale, l'eccessiva responsabilità. Nel libro approfondisco anche una parte molto delicata su quello che è il disturbo traumatico dello sviluppo, che purtroppo poi non per genetica, ma per comunque una serie di problematiche che si possono vivere da bambini quando c'è un genitore che non sta bene, noi entrambi, che ti può portare a sviluppare a tua propria volta sintomi di un disturbo mentale che può poi aggravarsi. Infatti, purtroppo, per molti di noi c'è la possibilità di svilupparlo, non tanto appunto per la genetica, ma perché l'ambiente in cui cresciamo sostanzialmente spesso comporta una serie di carichi di responsabilità, ansie e tutta una serie di cose che poi ovviamente va a provare la salute mentale del bambino, del ragazzo e poi del giovane adulto, che poi va a essere molto gravosa anche in età adulta e va affrontata. Infatti, tra le altre cose che emergeva, l'importanza del supporto dei servizi e dei professionisti della salute mentale per il supporto ai figli anche in età adulta. Il supporto alla genitorialità del paziente psichiatrico, perché non dimentichiamo quello che è un'altra cosa importante per noi, è sempre stata sottolineare quanto sia importante permettere ai genitori che hanno un disturbo mentale di poter essere genitori nella misura in cui possono esserlo. Ovviamente ogni caso a sé non è una generalizzazione, ma valutandolo con appunto i professionisti, questa può essere una cosa che diventa molto importante nel percorso di cura stesso del genitore, quando è possibile, e quindi perché è importante per il genitore, è importante per il figlio avere il proprio genitore nella misura in cui può esserci, ovviamente limitatamente a quello che la malattia purtroppo poi limita. Però un'altra cosa importantissima su cui noi ci focalizziamo, sul fatto che non c'è una colpevolizzazione del genitore che ha commesso comunque delle cose che poi hanno comportato nel vissuto dei figli inevitabilmente un dolore molto grande, però ricordiamoci che non è un gioco al senso di colpa, ma deve essere una presa di coscienza e responsabilità sull'importanza di prendersi cura della salute mentale a 360 gradi per tutti noi, e una tutela per i nostri genitori, una tutela per noi figli, e l'importanza di noi siamo qui, esistiamo, parliamone con molta tranquillità. Possiamo fare tanto per chi magari poi soffrirebbe magari molto 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 di più se non potesse parlarne e dovesse continuare a sentirsi in colpa o sentire la vergogna o il peso di essere in qualche modo responsabile in maniera negativa di un problema di salute, cosa che magari in salute fisica non capirebbe mai. Quindi ecco, questa è sempre stato uno dei fili conduttori importantissimi del nostro lavoro. Io credo che dobbiamo ringraziare questa associazione, questa scrittrice, questa ricercatrice, perché più l'ascoltavo più mi rendevo conto che hanno tirato fuori veramente un tema di cui fino a questo momento non si è mai parlato. E credo che sia un tema invece fondamentale, perché come ha detto lei c'è tanto nascosto, c'è tanta
tante situazioni, c'è tanto dolore nascosto sociale, non solo nelle persone, in tante famiglie. Sì, infatti anche prima, mentre si parlava di pandemica, che la pandemia, ne parlavamo sempre durante il lockdown, anche per una condizione come può essere un bambino o un ragazzo che vive la condizione di avere in famiglia un genitore o entrambi che soffrono di disturbo mentale, ecco, è stata comunque anche lì un motivo nostro di interrogazione, perché ovviamente per noi a suo tempo, ad esempio, poter uscire, poter andare a scuola, poter fare delle cose che durante il lockdown non era pensato di fare, ha dato un aiuto che in quel momento invece non c'era. Quindi noi pensavamo tutti i ragazzi, come potevamo essere noi allora, che invece stavano vivendo questa cosa in quel momento. Poi anche le terapie erano praticamente interrotte, no? Esatto, cioè, quindi, fisioterapia, terapie, esatto, psicologiche, non si faceva la difficoltà ulteriore di una situazione di questo tipo, quindi ecco, da lì l'ulteriore fatto di poterne parlare, perché non magari si durante la pandemia vi siete aiutati, non so, sui social? Noi sì, noi abbiamo cercato di tenere un filo sui social e ovviamente anche questo è stato d'aiuto, perché poter arrivare anche solo sapere che ci siamo a volte ha fatto tanto. E dopo noi sottolineiamo un'altra cosa che sottolineiamo molto spesso, perché appunto è l'importanza di fare rete con i servizi, è che poi succede questo quando purtroppo, perché anche un'altra cosa che a livello territoriale purtroppo in Italia i servizi per la salute mentale ci sono situazioni che variano molto, quindi magari in alcune zone si è più fortunati che in altre, appunto, e quindi dove c'è carenza, dove c'è stata tanta carenza, noi abbiamo visto tanto le richieste di aiuto, che noi cerchiamo sempre di indirizzare, però noi ricordiamo questo, noi siamo qui per parlarne, per fare rete, per portare la nostra esperienza importante, e fare rete con servizi che devono poter rispondere, perché noi non possiamo sostituirci al servizio che manca purtroppo. Ma cosa che ti volevo chiedere, se portavate dei supporti? No, perché purtroppo noi, giustamente da una parte, abbiamo il nostro vissuto che a suo tempo e tuttora ci impegna, noi facciamo tutto il possibile e siamo qui a raccontare e a parlarne, perché è importante. Siamo qui a dare degli strumenti in più, con le nostre pubblicazioni, ma dall'altra parte non possiamo farci carico di una carenza nel servizio che purtroppo a volte non riesce a rispondere bene, e per farci carico ad esempio di una situazione familiare difficile. Noi abbiamo persone che magari ci scrivono su social per chiedere aiuto, ma nella nostra possibilità associativa questa cosa purtroppo c'è, non per cattiveria, ma per una presa di coscienza anche dei nostri limiti sani, limite sano che dice: siamo qui per dare la voce, noi diamo la voce, portiamo l'istanza. Noi siamo qui, anche Stefania ha fatto un lavoro anche a livello del Parlamento Europeo, è sempre in prima linea a portare le nostre istanze anche a livello internazionale, e quindi quello noi lo facciamo e siamo davvero, però non possiamo chiaramente questo no farsi carico del... È per questo che un'altra cosa su cui puntiamo è la collaborazione con i servizi, in modo che sappiano di più, possano potenziarsi nei termini e ridare dignità alla salute mentale, in modo che si investa anche di più, perché il paziente che soffre di un problema di salute mentale ha bisogno di un investimento che a volte non viene fatto, perché tante volte si pensa appunto alla salute mentale come una cosa serie B, e quindi non si investe quanto si dovrebbe nella riabilitazione o comunque nel supporto alle famiglie, supporto alle genitorialità, tutte cose che noi speriamo con calma e con tempo, col tempo giusto, di portare. Avete aperto una bella strada, mi fa sicuramente onore, comunque veramente rimasi molto colpita di questa cosa, io ci avevo mai pensato, e quando ho visto l'altro libro, e quindi credo che sia molto importante continuare. Avete chiarissimo, molto interessante, perché avete chiarissimo il perimetro in cui muovervi, abbiamo i vostri limiti. È importantissimo, perché ci siamo resi conto in questi anni proprio dell'importanza di chiarire gli obiettivi che noi abbiamo e dare un focus che poi aiuti veramente, concretamente, perché
noi da figli ci siamo ritrovati sempre nella condizione di un po' voler aver bisogno di salvare il mondo, ma perché abbiamo vissuto quello che era di voler salvare i nostri genitori e magari non lo puoi fare, anzi non lo puoi fare. Prendendo coscienza di questo sappiamo che noi non possiamo salvare il mondo, noi vogliamo dare il nostro contributo nella misura in cui possiamo farlo per migliorare tutto quello che si può migliorare. Il mondo non lo salva nessuno, ognuno di noi prendendosi il proprio pezzettino insieme facciamo tanto e ognuno fa il suo pezzettino e insieme, tutti insieme il mondo piano piano lo miglioriamo. Salvare il mondo non lo può fare nessuno, però noi siamo qui. Secondo me è molto bella anche la vostra richiesta di essere figli e anche di la vostra richiesta che i vostri genitori, per quello che possono dare, possano essere genitori, possano dimostrare il loro affetto, la loro vicinanza, il loro amore nei confronti dei figli, nei momenti in cui lo possono fare, nelle condizioni in cui lo possono fare. Quindi mi piace molto quello che hai detto, sono molto colpita, devo dire, da questo racconto, anche perché è un racconto che lei sicuramente ha vissuto per una persona. E visto che tu ce lo racconta con tanta chiarezza, ma anche con un po' di distacco, con tanta consapevolezza, tanto lavoro di psicoterapia e di tante cose che servono per ricostruirsi, perché poi di fatto sono delle cose che proprio quello che dico, che era anche scritto quando pubblicai il libro, dissi: non mi consola essere, diciamo, tra virgolette, una sopravvissuta o comunque una persona che è qui, come mi vedete qua adesso, sulla base del fatto che io in parte ce l'ho fatta in una maniera, ma non è stato comunque facile, ma per una come me ce ne sono il triplo di persone, di bambini, ragazzi, che poi successivamente diventano tutti, che invece vanno a ricadere in problematiche molto gravi e che, di cui magari fanno molta più fatica. Quindi è per questo che noi puntiamo tanto sulla prevenzione, perché quando un problema di salute mentale va a cronicizzarsi e va a diventare molto grave a livello patologico, poi è molto molto difficile lavorare con il paziente quando è già in una situazione molto pesante. Quando, invece, perché la prevenzione? Perché se se ne parla prima, il problema può essere arginato quando non è ancora così grave e quindi è più semplice, ma come in tutto la prevenzione, se arriva prima, è molto più è qualcosa che puoi fare con meno sforzo di andare a ottenere molto di più. Ottenere di più, quindi arrivare prima con la informazione, poi con la prevenzione e eventualmente aiutare quando i sintomi sono all'inizio e quindi arginare tutto quello che si può arginare. E invece farlo successivamente non è impossibile, anzi, comunque noi, appunto, come dicevo, quando c'è un problema già aggravato, magari una persona che ha un genitore, l'importanza comunque di puntare comunque alla fortunatamente i servizi sono migliorati a livello psichiatrico, perché adesso si parla di recovery, di riabilitazione del paziente, cosa che prima magari invece era meno pensabile, adesso un pochino si è migliorato. Dopo, appunto, abbiamo ancora delle differenze tra territori, ma piano piano, con calma, si vedrà probabilmente in futuro cosa si riuscirà. L'importanza è iniziare a parlarne in modo veramente dignitoso, con la dignità che ha, perché non è spazzatura. Ha paura il disturbo mentale, perché comunque forse cioè, per un problema fisico c'è forse una cura più comprensibile, sì. No? Esatto. Capiamo, esatto. Il medico ci dice una cosa e noi capiamo che dobbiamo prendere l'antibiotico perché abbiamo sì, sul problema mentale, intanto ti fa più paura come patologia, sì. Seconda cosa, la cura ti fa paura perché non sai come andrà a cambiarti, no? Esatto. Cambiare il tuo modo di vedere le cose. Sì, sì, sì. Chiaramente deve essere un lavoro, perché l'importanza della salute mentale è che, cioè del lavoro sulla salute mentale, è che deve avvenire
in una maniera che va in sinergia tra terapia farmacologica eventuale, se serve, e la psicoterapia, perché quella spesso è stata dimenticata ed è quello che ha creato un po' di difficoltà, perché quando vai a risolvere il problema con un farmaco e vai a sedare troppo il problema, non abitui la persona che ha il problema a far fronte a quel problema e capire le strategie con cui gestire la propria mente nei momenti di difficoltà. Quindi l'importanza è che il farmaco è importante, lo è altrettanto la psicoterapia, perché bisogna fare educazione al paziente a conoscere il proprio disturbo e a saper come gestirlo anche con un quantitativo di farmaco non esagerato, perché sedare completamente non aiuta, cioè ti seda ma poi il problema ritorna. Quindi è lì che è il focus importante, che adesso comunque si sta riscoprendo, perché prima la tendenza era anche a sedare molto, perché appunto la paura della persona che non esce dal registro di realtà che è comunque socialmente accettato, quindi cosa fai? La cosa più facile è sedarlo, perché così non ti dà problema. Però adesso la psichiatria è migliorata in questo, ci sono dei servizi che forniscono anche un maggior supporto, non solo farmacologico, ma anche il, appunto, lavoro, educazione, terapia, psicoterapia, che è appunto una cosa per alcuni versi imprescindibile, perché appunto aiuta e educa la persona a poterlo affrontare e a vivere una vita di qualità, perché anche sedare eccessivamente una persona può portare delle problematiche a livello qualitativo nella vita. E quindi anche sempre ritornando alle possibilità genitoriali, anche lì un lavoro di educazione, e che appunto, come dicevo prima, è importante nel percorso stesso di cura riabilitativo della persona con disturbo, se è genitore, poter aiutarlo a capire come fare il genitore, quello è una chiave molto importante. Ti volevo chiedere una cosa, visto che sei una persona che mi ha colpito molto già per la consapevolezza, per tutto il lavoro che hai fatto, come ti vedi nel futuro prossimo? Io spero di continuare a portare avanti questo bellissimo progetto con Stefania, con Comi, e in realtà ho cominciato negli ultimi anni a poter essere, permettermi di più di essere figlia, permettermi di più di essere me, permettermi di più di fare le cose che mi piacciono con passione, e senza la costante preoccupazione sempre di iperresponsabilità verso comunque la mia famiglia, che c'è un amore comunque dietro, però poi a volte diventa difficile gestirlo per tutte queste problematiche. Quindi io mi vedo con alti e bassi, perché non nascondo, cioè mi vedete così, ma non è che sia... ho i miei momenti e ci sono gli alti e bassi che vanno accettati, quindi sì, però spero e vedo sempre meglio nella mia realizzazione personale e in quello che sto portando avanti, in cui credo. Io adesso, oltre al progetto con Comedy, io in realtà sono bibliotecaria e ho il mio lavoro e gioco a Quidditch, quindi ragazzi, cioè più di così mi campionessa, no, a livello atletico devo impegnare ancora, però ci sto piano piano, e quindi insomma tante cose nello sport, nella mia realizzazione mi vedo, spero bene, però appunto io quello che vorrei è che sappiamo che difficoltà, noi che l'abbiamo vissuto sappiamo che difficoltà c'è ad arrivare a queste cose che per alcuni sono normalissime, per chi ha un vissuto molto lineare, magari senza determinate problematiche, è molto più non semplice, ognuno nella sua vita ha le proprie, però quello che a volte i miei figli abbiamo avuto tanto sentito è che per noi arrivare a degli step che magari per altri sono un po' più semplici, per noi arriviamo già con lo zaino da 50 kg sulle spalle per arrivarci, magari l'altro se ne era 10. Quindi quello che è proprio questo, cioè io sono arrivata qui con 50 kg di peso sempre addosso, ok? Magari facciamo in modo che per altri che hanno vissuto quello che ho vissuto io ci arrivino con un peso che è suddiviso in una rete che aiuta e porta avanti, e ci arrivano con meno fatica.
tuo impegno sociale comunque lo porterai avanti. Assolutamente, nei limiti adesso... di cui mi prendo in primis cura di me, si vede, perché poi se aiuti te, poi aiuti meglio gli altri, quindi è proprio palese, è evidente, e questo sì, poi man mano a me assolutamente sì, l'idea di portare avanti il progetto, di comunque fare del mio meglio perché ci sia visibilità e questo. Possiamo che ringraziarla. Questo è il libro di Gaia Cusini, Un dolore nascosto. La ringraziamo. Io penso che appena questo zaino peserà un po' meno potrà volare, perché già con questo zaino è fatto tantissimo. E quindi se qualcuno comincia a prenderti qualche peso, chissà dove potrai andare, te lo auguro, potrai recuperare magari anche qualcosa che ti ha mancato. Quindi grazie mille, grazie a Cesmo, abbiamo raccontato delle bellissime storie.